Tira molto caldo sempre, per conclusione, questo è importante, faccio un'analisi oggettiva sempre cautelativa, però è chiaro che gli ultimi 5-6 anni, dal 2016, ogni anno è stato immediatamente il più caldo dell'ultimo secolo dopo l'altro. Quindi gli ultimi 5 anni ho battuto tutti i record, già di per sé, e quest'anno sembra di essere abbondantemente più caldo degli ultimi 5, quindi ci stiamo avvicinando a una situazione molto estrema, dove i cambiamenti climatici ormai non vengono visti con una prospettiva per il futuro, ma è una sfida che dobbiamo già affrontare adesso. Condizioni, beh, sul bacino del Po sono delle condizioni di siccità abbastanza persistenti dall'inverno, si spera sempre comunque che arrivano delle piogge un po' a riempire gli invasi, a riportare un giusto livello quantità delle risorse idriche. Purtroppo non è successo, siamo arrivati al punto che si incomincia a prospettare il razionamento delle acque, e sicuramente le condizioni climatiche sono state anche abbastanza particolari quest'anno in Sardegna, siamo partiti da un inverno diciamo caldo, forse verso la fine, che ha accentuato un po' una ripresa vegetativa delle colture arboree soprattutto. Poi c'è stato questo è un problema abbastanza particolare, perché tutti i sistemi di produzione, soprattutto quelli arboree, di colture arboree, possono essere anticipati, e questo li mette a rischio, particolarmente del rischio gelato. Questa ondata di calore abbastanza forte ha portato in evidenza chiaramente quelli che sono i problemi, probabilmente, beh, sugli incendi, sono stati incendi abbastanza forti. Sono iniziati prima della stagione normale. Sì, è chiaro che tutto questo porta tutta una serie di rischi, un rischio sulla disponibilità idrica, sul calore delle temperature, soprattutto negli stagni, sovrappopolazione quindi di quelle che possono essere tutta una serie di fattori biotici che possono popolare negli stagni e quindi creano un po' dei problemi di Equilibri e idrica. conseguenze. Sono molte conseguenze a catena, sia dalla siccità, sia dall'aumento delle temperature, e quindi è tutta una serie di problemi che bisogna affrontare con un adattamento trasformativo a 360 gradi per poter gestire tutta una serie di problemi su diversi settori, ed è questa un po' la sfida del progetto Transformar, di cui stiamo discutendo adesso per il caso studio del Golfo di Oristano.